tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò di GoPro Hero 9, la GoPro che mi sono regalato in occasione del Black Friday. Era qualche anno che non mi aggiornavo sull'action cam, ero passato a action cam low cost. Ho deciso di aggiornarmi per migliorare un po' la qualità delle mie riprese, visto che riprenderò a condividere qualcosina su YouTube, sul mio canale, sui miei vari social. Una telecamera a basso costo e un po' vecchiotta non era più sufficiente, e quindi sono passato a Hero 9. Vi parlerò di un paio di dubbi che ho avuto quando l'ho comprata. Sono cose molto stupide, ma quando uno la prende in mano per la prima volta dice: come si fa? Ho paura di romperla. Quindi andiamo subito a vedere quali sono questi dubbi. Dubbio numero 1. Probabilmente è dovuto al fatto che è qualche anno che non mi aggiorno su GoPro. Come si apre? Se devo mettere la batteria, se devo caricarla, se devo togliere l'SD, eccetera. C'è uno sportellino proprio sulla destra della telecamera che si apre infilando l'unghia qua in basso, tirando in giù e aprendo così lo sportellino. Facendo così vi troverete con batteria, micro SD e caricabatterie qua a disposizione. La prima volta è stato molto difficoltoso aprirlo, era molto duro da tirar giù, non riuscivo a capire, avevo paura di romperlo. Adesso che ho già fatto questo movimento 4-5 volte, è diventato tutto molto più semplice, quindi non preoccupatevi di questo. Dubbio numero 2. Come si aprono i supporti qua sotto? Allora, mi sarei immaginato un bottone da premere o un qualcosa per rendere il tutto molto più figo, però in realtà no. Bisogna infilare l'unghia qua dentro, ricordarsi di non tagliarle e aprirlo così. È molto scomodo. Poi è vero, ha queste piccole insenature, ha queste piccole risseghe nel supporto per aiutarci, ma non sono totalmente risolutive, quindi è abbastanza difficile andarle ad aprire. Adesso andiamo ad accenderla. Questo tastino qua la silenzia.